E la cosa buona? Le cose buone, spiega Oscar Wilde, o sono immorali, o sono illegali, o fanno ingrassare. Ma gliel'hai detto che è colpa tua? Colpa mia? Beh certo, Ciarella mi ha baciato solo per farti un dispetto, non lo sai? Io ero mezzo ubriaco. Senti Sergio, scusami, però parlatevi, comunicate, non parlate a me perché è inutile. Ma io le parlo anche, ma cosa le dico? Voglio dirti che vorrei che tu tornassi al tuo posto. Questo sarà capito, mi ci hai rimesso bene al mio posto. No, è che per me non puoi essere un'amica. Nemmeno io voglio esserti amica se per questo. Per me tu puoi finire in un lago pieno di piragna, inseguito da un branco di tigri su un atollo radioattivo. Un attimo, voglio dirti che per me ogni volta baciarti è come pescare nel barattolo della Nutella. Vuoi dirmi che sono grassa? La storia è complicata. Per fare bella figura con Murialdi, Tiburzio si è messo a spacciare marijuana. E lo faceva da tanto tempo? È un bravo ragazzo. Ragazzo, sì, ho capito. Però è indifendibile, spacciava marijuana. Io sono venuto a chiederle aiuto. Io ti aiuto volentieri, però bisogna dirlo alla polizia, avvertire la preside, capisci che... Così lo rovina, prof. Mi sa che ho fatto una cazzata a venire a parlare con lei. Allora, intanto modera i termini. Non hai fatto nessuna cazzata. Poi qui dentro cazzata lo posso dire solo io. Senti, selvaggia. È un po' che voglio dirtelo. Tu sei una ragazza speciale. Sei divertente. Stare con te è bello. Però da un po' di giorni sei distante, sei cambiata. E forse finalmente ho capito perché. Senti, Zanotto, perché non ti fai i fatti tuoi? Sì, insomma, hai capito qualcosa ed è per questo che mi vuoi tenere a distanza. Allora è meglio se me lo dici, perché io questa freddezza non la sopporto. Io mi sono innamorato di te. Ecco, l'ho detto. Avevi capito. E adesso lo sai. Ora tocca a te. Magari non ti piaccio. O forse è ancora una possibilità. Ho ancora una possibilità. Scusa, devo andare. Papà, devo dirti una cosa. Sì, prendi salame. Amore, ho quasi finito! Papà, ho detto che devo dirti una cosa. Matteo, ma proprio adesso, su, passami il salame, dai. Non me ne frega un cazzo del salame, ho detto che devo dirti una cosa. Senti, ragazzino, vuoi a te se ti rivolgi ancora così a tuo padre, eh? Altrimenti cosa fai, mi ammazzi? Ma vuoi smettere di non ascoltare, di far finta di niente? Ma di che diavolo stai parlando? Ma ti sembra il caso di fare questa scenata proprio adesso? Sì, sì, papà, mi sembra il caso. Tu non hai mai tempo per me, per ascoltarmi, per sentire quello che io ho da dire. C'è sempre qualcosa di più importante, non è vero? Ma che cavolo stai dicendo? Io e tua madre sputiamo il sangue per te, mi sembra che non ti manchi nulla, no? Lavoriamo tutto il giorno per... A me non me ne frega un cazzo dei soldi, delle vacanze e dei vestiti! Io mi sono stancato di essere il vostro bravo burattino. Fai così te o non dire cos'ha? Ma lo capisci? Vuoi guardarmi almeno una volta per quello che so? I tuoi dovrebbero chiuderti in casa e riempirti di pugni finché non torni normale. Vaffanculo, ti piacerebbe essere come me, eh? Figlio di papà di merda, solo perché lo metti nel buco giusto credi di poter venire qui a rompere i coglioni! Lasciami, Matteo, cazzo! Ma che cazzo vuoi da me, Alberto? Questo... stronzo. Il primo premio alla scritta Inri. Perché? Perché è interrotta. Impastato, non rompere i. Così, senza seguito. Un omissis, come si dice. E non c'è niente di più volgare delle omissioni, delle omertà. Non è volgare dire coglioni, è volgare ometterlo. Coglione, 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 coglione ovunque! Ma che vuol dire? Niente! È una parola. Coglione. Coglione. Non è volgare dirlo, è volgare non dirlo. Impastato, non rompere i muti. Ti sposi oggi? Mi stai chiedendo se sono libero? No, stavo parlando del vestito. Qua vendiamo videogiochi, non l'enciclopedia porta a porta. Ma in realtà sono vestito da agente 47. Hitman, hai presente?
elegante, ma letale. Wow, Dragon Age 2! Vediamo quando esce. A cosa giocate? Shh. Levati, Newbo! Newbo! Insomma, in qualcosa sei bravo. Bravo? Io sono un fico. Pausa? Magari dopo. Ciao, bel pezzo di manzo. Ciao. Che fete, Esther. No, è che di solito lo chiedo al mio ragazzo, ma lui oggi non c'è a casa da sola, mi annoiavo così tanto. E quindi volevo chiederti se... Sì. E avrei tanto bisogno di... Sì, lo sento anch'io questo bisogno di... Un gioco. Volevo un gioco per il mio DS. Un gioco? Infatti, noi abbiamo tantissimi giochi che noi vendiamo, perché noi siamo un negozio di videogiochi, quindi... Che cosa mi avevi chiesto, scusa? Un gioco per il DS. Gioco, giochi, sì, ne abbiamo. Ma non funziona solo con Barbie sfilata di moda. Scusa, ma da quant'è che hai il DS? È 2 anni, me l'hanno regalato col gioco già dentro. Cioè, sono 2 anni che tu giochi solo a Barbie sfilata di moda? Perché? Guarda che bello, eh. Ma sì, lo so, è bello, è bellissimo. Anzi, ti invidio un sacco. Ora puoi giocare a tantissimi titoli stupendi. Ti sei persa delle cose. Mario Kart, Zelda, Brain Training, che tra l'altro ti consiglio.